Ragazzi, bentornati su Star Wars Outlaws. Finalmente si torna con le avventure di Cey Vess. Ragazzi, dovete stare tranquilli, ho visto che praticamente mi tartassavate di domande sulla serie, ma ha saltato soltanto 1-2 giorni. State tranquilli, può succedere, soprattutto quando escono 1, 2, 3 giochi nello stesso momento. Può succedere, ma questo non vuol dire che abbandono la serie, ok, ragazzi? Questa è una serie video che non abbandonerò e la porterò a termine. State tranquilli. Ovviamente questo mi porta anche a ringraziarvi però per tutto il supporto. Quindi ragazzi, continuate così con un bel like. Mi fa piacere vedere comunque che siete gasati perché vi piace il mondo di gioco e volete vedere ancora più avventure. Oggi un botto di cose, ragazzi. Perché? Perché comunque, ok, sì, dobbiamo costruire una nuova squadra. Prima di costruire questa nuova squadra vorrei fare almeno un paio di cose. Giusto per racimolare qualche pezzo in più, ovviamente ci saranno delle missioni che farò offline, comunque perché sono talmente tante che non è che posso farle tutte. Però, per esempio, il nido di Gushiro. Il nido si trova in un'alcova rocciosa a ovest della biforcazione del fiume vicino all'arco di Ambrite. Vi ricorderete che ci hanno dato questa missione, no? L'avevo letta in uno degli scorsi video. C'è dell'equipaggiamento della Società per la tutela della fauna toshariana in un nido di Gushiro. Io andrei a controllare. E poi questi pantaloni da furfante di Begamore. L'equipaggiamento è custodito all'interno dell'officina del sindacato Pike su Toshara. Io andrei a fare queste due cose, giusto per racimolare degli oggetti. Allora, guardando sulla mappa, il nido di Gushiro non me lo indica proprio sp nello specifico, però mi indica i pantaloni da furfante. Quindi magari vado a fare i primi pantaloni. Però era una grotta di Ambrite. Io l'unica grotta che vedo è questa. Grotta d'Ambrite. Ok, interessante. Andiamo a fare queste due cose. È difficilissimo in questo momento, eh. Ecco. Stay hidden, okay? Certo, è facile, no? Questi mi fanno entrare nel territorio Pike per dei pantaloni. Ah. Certo che i Pike poi saranno arrabbiatissimi con Kay, no? Vi immaginate? Vediamo cosa riesco a fare. Oh, di robe ne ho prese già, eh? Ok. Oh no, sta tornando, ragazzi, per dei pantaloni, eh. Porca miseria. Vediamo se mi nascondo qua. Calmi, eh. Calmi. Allora, fatemi capire, ce n'è uno lì? Che tipo di giro fa? Porca miseria, ragazzi, però. Devono essere dei pantaloni d'oro. La giocata! E si torna così su Star Wars Outlaws. Credo potrebbero essere qua i pantaloni qua dentro. Here goes. Dai, dopo prendi il ritmo. Aspettate però, c'erano delle robe da prendere qua. Ok. Questa non me la fa prendere perché le ho già abbastanza, al massimo. Che casino, ma dove sono sti pantaloni? Ma si può fare sto bordello per un paio di pantaloni? Te li compro io, ok? Però
Perdi i pantaloni. Ma adesso voglio vedere che pantaloni sono, però, se li trovo. Oh, vieni qua, Nyx, quello è forte. Non dirmi che sta entrando qua, no? Ehi, che giro fai, zio? Sì. Ma perché? Troppi rumori. Calmo. Oh raga, se dovesse scoppiare la rissa fa niente, cioè chi se ne frega. Continuo a sentir parlare qualcuno, però probabilmente è proprio, fa proprio parte della missione questa persona che parla, e quindi eccola lì. Lo sapevo che prima o poi mi avrebbero sgamato. Troppo bello infilarsi nel... No, 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 che? No, non suonarlo. Perfetto. Ok, allarme sabotato. Porca miseria. Per dei pantaloni, eh. Bella. Dove sono gli altri? Eccolo. Porca miseria, mi ha fregato. Guarda questo, che infame. Quello è infamissimo, ragazzi, eh. Non mi ha visto. Ah. Non mi avevano visto. Godo. Ok, ora dove sono sti pantaloni, però? Aia. Aia, ragazzi, sono fregato. I Pike mi distruggeranno. Niente dannati pantaloni. Ehi, Nyx, apri quello. Nyx, get that button over there. Vediamo. Ok, è riuscito a entrare. Fantastico, Nyx. Guarda qua che armi. Ancora niente pantaloni, però. Vediamo, raga. Amazing. Che ha trovato? I pantaloni da furfante. Ok. Ottimo. E qui cosa c'è? Disattiva torretta, porta di sicurezza. È per forza così, ragazzi. Infatti, dai. Oh. E qui? Quanta roba. Un altro scrigno? Devastante. Cosa ha trovato stavolta? Nuovo materiale speeder. Nucleo energetico MOL K197. Fischi e i Pike veramente mi odieranno tutti. Allora ragazzi, guardate questa, eh.
Però non posso muovermi. Non è bellissimo, eh? Non vedo nulla così. E infatti. Ragazzi, credo di aver praticamente preso tutto quello che potevo prendere qui in questa base dei Pike. Tre tesori su tre. Trofeo casco Pike. Porca miseria, via via. Andiamo via da qui. Dai, andarsene. La vedo malissimo. Perché c'è già uno speeder qui? Perché c'è già uno speeder? C'è già qualcuno? Qua siamo alla grotta d'Ambrite, ragazzi. Non posso passare. Perfetto. Qua siamo alla grotta d'Ambrite, che era l'altra missione. Vediamo un po'. Ehi. Ciao. Hey, little one. Questo non si può spaccare, ragazzi. Ho provato anche con le granate, ma niente. Quindi è quella la grotta. Non potrò entrare allora. Infatti mi sembrava strano. Finché non riesco a migliorare il blaster per spaccare questa cosa qui, non... Niente. Non ci siamo, ragazzi. È un'altra ancora. Voi vedete adesso questa qua. Poi c'è questa. C'è un'altra ancora che devo sbloccare. Finché non faccio quella... Niente da fare per questa grotta. Intanto però posso migliorare quello a ioni intanto, ragazzi. Posso migliorare la precisione del blaster a ioni. Installiamo questo. Visto che ci siamo. Per quanto riguarda invece quei famosissimi pantaloni... Oh, che belli però. Fighi. Ok, riduce i danni subiti durante lo scatto. Ok, se scatto riduce i danni. Vabbè, ci può stare, perché comunque se mi sparano mentre scappo può essere interessante. Ok, ragazzi. Faccio qualche miglioramento, perché sennò... Potenziamenti. Quindi non serviva a Wacca, potevo andare anche qua. Allora, questo mi piace, perché praticamente aumenta la resistenza e aggiunge una funzione di autoriparazione. Fatto. Perfetto. Questo sembra interessante, ragazzi, perché è un cannone laser potenziato che spara raffiche contro bersagli multipli. Ok. E lo installiamo. E poi la storia dello scudo, che è troppo importante. E quello dei missili. Praticamente ho potuto fare quasi tutto. Ora devo solo vedere se questi cannoni a fuoco rapido sono più forti dei cannoni laser. Ecco, il problema è quello. E con tutti questi potenziamenti si parte. Allora, cerchiamo di capirne di più. So, what are the rules here? How do we make this work? You don't betray Jaylen, and I don't blast you. So you're my babysitter. If that is what you want to call it, fine. With Sliro after you, you clearly need protection. What's Sliro's problem? He runs a whole syndicate. Who cares about one stolen ship? You broke into his mansion, hit his vault, and stole his ship. I imagine Sliro wants you and whoever you worked for to disappear. For good. With me on board, you might live long enough to complete the job this time. Uh-huh. Just, stay out of my way, all right? Now let's go. Okay. Whenever you're ready, K-Fess. Ma come basta che non ti metti in mezzo ai piedi, porca miseria? Potrebbe essere una protezione devastante questo droide. Io ne approfitterei. Ok, decolliamo e vediamo che succede.
Do you have more business on Tashara? Sì, avrei mille cose da fare. No, effettivamente no, le due più importanti che mi interessavano le ho fatte, ma sicuramente ci torneremo. All right, let's get moving. Droid Smith on Akiva. What do we do about the others? Jalen's left you a list of contacts and I've plotted their coordinates. Do you want to recruit your own Droid Smith? I can tell him. Other than that, there's a heavy we could recruit on Tatooine and a safecracker on Kijimi, which is where I'd recommend going first. But it's your choice. No, non ho capito. C'è qualcuno su Tatooine. Come faccio a vederli? Akiva? Kijimi? Tatooine, non ci credo. Kay deve raggiungere Tatooine alla ricerca del leggendario mercenario chiamato Hoss, che secondo Jalen potrebbe rappresentare una valida aggiunta per l'equipaggio. Però lui mi ha detto di iniziare da questo. Kay deve raggiungere Kijimi per reclutare una scassinatrice ed esperta di esplosivi di nome Hank, che potrebbe rappresentare una valida aggiunta per l'equipaggio. E poi il riparadroidi. Ma se non ho capito male, lui mi ha detto di iniziare dalla scassinatrice. Dai, iniziamo dalla scassinatrice. Voglio vedere un pochino che tipo di posto è. Vado, eh? Let's punch it. Here next. Treats. Good boy. In fuga dagli Zerg Pesh, Kay ha finito per schiantarsi sulla luna di Tashara. È iniziato a farsi un nome nel mondo del crimine organizzato. Dopo essere a malapena sfuggita a Vale, la cacciatrice di taglie degli Zerg Pesh, Kay cerca di conquistare la libertà, decidendo di partecipare al colpo della vita con Jalen Prax, e collabora con il suo droide sicario ND5 per reclutare una squadra. Vess isn't working alone. Before I built Zerik Besh, my family built ships on Corellia. Did you know that? I did not. This model, the EML-850. Inconspicuous. Virtually indestructible. Perfect for the underworld. But they were expensive. Durasteel plating alone cost a fortune. There was a BX commander. Unfortunately, there were other ships that could do the job for much less. I just need more time. I hire you because you are one of the best hunters in the Outer Rim. Then I tell you someone broke into my private vaults and stole one of the last EML-850s in the galaxy, and you assumed she was working alone. Do you know what happened to these ships? Destroyed. Repurposed. Scrapped. Do you understand? I'll find her. I just need... Pesante. Whoa! So, this is Kijimi, huh? Looks cold and dark. That's the least of our problems. The Ashiga clan's been running the underworld here for decades, but Crimson Dawn is looking to seize control. Queen Ashiga is determined to destroy them. Well, then let's just get the safecracker before that happens. Ragazzi, ho schiacciato R2 per... I'd move quickly through the nebula. It's swarming with smugglers and spice runners. Lo sapevo. Hey, I'll fit right in. No, you won't. Rookies stand out on Kijimi. I'm going to talk to my contacts down there. See if they have any work for you. I can find my own contacts. You can try.
Ragazzi, ho schiacciato R2 ricordandomi che di solito si accelera con R2, ma in realtà qua non è così. Quindi figuraccia. R2 era per sparare. Vabbè. Wow, ma che posto è, raga? Cioè, non ho parole in questo momento, veramente. Però è assurdo, guardate. È un luogo veramente particolare. Ma che caspita, siamo dentro. Siamo dentro la nebulosa. E sto andando il più veloce possibile. Oh no. Oh, 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 oh. Merda. Ma ce l'hanno anche con me? Sì, ma scappiamo. Merda, lo sapevo. Certo. È diverso dagli altri questo. È una mitraglietta diversa, però molto efficace, direi, eh. Guardate. È efficace, il suo lavoro lo fa. Ok. Perfetto. Quante ne mancano? Certo, stavo caricando da 2 ore il colpo. Wow, ne manca una, dai. Forse uno è andato, ragazzi. Wow. Quest'arma è assurda. Dove sono gli altri? Di qua. Meno male che... Wow, no. Dov'è? Di qua. Bam. Assurda questa cosa. Ok. Piano piano ci stiamo lavorando, eh. Mamma mia, però. Ok, ragazzi, ci sono quasi. Pensate a sta nebuloso. Ma che luogo è? Un pianeta completamente diverso, ragazzi, da Toshara, eh. Ok. Possiamo iniziare l'atterraggio.
Kit's the best safecracker in the Outer Rim. We're not getting into Sliro's vault without her. She's also drowning in debt to the Ishiga. Maybe she should think about cracking some safes. We've got a welcoming committee. Welcoming committee? Thoughtful of you. That wasn't me. Watch your back, Kay. Ok, abbiamo già casini subito per trovare questa scassinatrice, che è molto molto simpatica dal volto questa scassinatrice. Allora, il comitato di benvenuto. Hey there, I'm Kay Vess. You must be the Ashiga cartel, right? We are a clan. Your ship is an EML 850, designation Trailblazer, a smuggling vessel in our records. Oh, you've heard of it. Well, I'm just looking for someone. Her name's Ankh. What is your business with Ankh? She owes me money. Like, a lot. I'm here to collect. You are a liar. You are working with Crimson Dawn. What? No. No, I mean, if I was with the Dawn, you... think I'd just show up on your landing pad? Ship scan complete. Nothing of interest. Guess that means I'm free to go, right? I mean, sounds like you've got Crimson Dawn spies to find. You are clear to go. But do not lie to us again. Oh, yeah. I won't. Honest. Caspita. Già fa freddo, porca miseria. Ed eccoci qua. Ragazzi, il clan Ashiga, scarsa. Oh, cavolo. It's cold. Sapete, è vero che sarà un problema, no? Se voglio aiutare l'Alba Cremisi, mi dovrò inimicare anche questi. Hey, ND5, we're clear for now. Just, don't give them a reason to lock down the ship. This is not my first time on Kijimi. Yeah, okay. I think I'll check out the cantina, see if anyone's heard anything about Ankh. Ankh's a regular at the Domag Refectory. It's in the Thieves' Quarter, right nearby. You there. If you're trying to arrest me, I haven't done anything. Today. Actually, I've got quite the opposite in mind. I've got a little side business going. Maybe you'd be interested. Oh, yeah? What's that? Next time you're in trouble with the Empire, come see me and I'll clear you from the wanted list. For a price. Wow, crooks in uniform. The galaxy really is the same everywhere. All right, that could come in handy. Buona sapersi. Did you hear about the shootout on Kataris? Che bello questo posto, però. Strano, ma bello. Sicuramente ci sono 380 missioni da prendere e cose da fare. Ma essendo appena arrivato. You hungry, Nix? By the way, be careful in that cantina. It's crawling with mercenaries. You don't want to get in a fight with someone who carries around a blaster cannon. Right. Or maybe they help me out with some heavy weapons. I don't know. So this is Kijimi City. Long way from home, isn't it? Ok, dovrebbe essere questo l'ingresso. But that's not enough to stack up against the high rollers in that secret parlor. In teoria. Come on, Nix. Maybe they got some good snacks here. Quit whining. No, I swear. Non parliamo con nessuno per adesso per il semplice fatto che non voglio che mi appioppino missioni secondarie random per ora. Bene, ecco il codice per la porta della piazza. Non chiedermi altri favori. Io ho finito. Non ti aiuterò più, non chiedermelo neanche. Codice I3QVN. Questo è da segnarlo, eh. Infatti me l'ha segnato sul diario. Oh, it's okay, buddy. People are just tense. Iniziamo a vedere droidi comuni. Comuni a noi. Buongiorno. Hey, is Ankh around? Ankh? What, she owe you credits too? Good luck. Why? What happened? Well, the Ashiga finally caught her. Got a couple million credits to pay off in the factory.
At her age, with a debt like that, she's in there for life. Huh. That complicates things. Hey, if she gets out, tell her she's got a tab to pay. Ok, ragazzi, immaginavo. Lo immaginavo, non so perché, ma lo immaginavo. Hey, Andy Five. Looks like Ankh is trapped working in some Ashiga factory. I think I'm gonna have to break her out. If they catch you, they'll lock you up as well. Huh. You got any better ideas? No. Find the factory schematics first. Slice into a terminal in their district and see what you can learn. Non so perché, ma mi ricorda molto Winterhold di Skyrim. Ok, questa la potevo evitare. Però mi dà comunque dei feels del genere. Non so chi di voi si ricorda questa cosa. Se avete giocato a Skyrim, ovviamente. Voglio fare una scivolata? Voilà, bravissimo. No, sulle scale non la fa. Giusto, giusto, giusto. Eccolo qua. The Ashiga basically run Kijimi. Got any tips for meeting the Queen? Be polite. Non è per niente bello. Sto cercando un altro ingresso, ma per ora nulla. Ma c'è per forza un altro ingresso, scusate. The security here is tight. You ever get through a defense system like that, ND5? Yes, Kay. I fought in the Separatist War. Wow. Che problema però adesso, eh? Devo trovare un'alternativa, devo trovare un'altra strada. Cosa posso fare? Vediamo, eh. È qui dietro. Ma non ci sono passaggi da quel che vedo. Le guardie sono qua. Oh oh! Trovato. All right. Gotta be a terminal here somewhere where I can look up Ankh. Should look for a building with a radar dish on the roof. Un terminale? E dove cavolo lo trovo un terminale? Lì c'è il nostro primo fortunato. Scusa. Certo che ne ruba di roba, eh. Ok. Per ora tutto ok. E questo cos'è? Tesserino, stanza di sicurezza. Ottimo. Ed è questa? No. Ok, let's go. Mannaggia. Ok. Lo manco sì. Ok. Now let's see what we can find. Ma guarda qua quanta roba. E c'è anche il terminale. Il nostro carissimo terminale. Perfetto. Accedi al percorso del file. Vediamo chi tra questi tre è quello giusto. Ok. Mi mancano solo quei due. E quindi sappiamo che questo è assolutamente il primo. Giocata ottima. Ok. Un'indagine conferma che l'Alba Cremisi ha rubato il Ban Pudira. La posizione della reliquia è ancora ignota. La regina ha messo sotto stretta sorveglianza gli spazioporti di Kijimi City e il quartiere dei ladri. Ok, ND5, I didn't find anything on the factory, but I found something else. Anything useful? Looks like Crimson Dawn stolen some relic from the Ashiga clan.
That's why they're scanning all the ships in the spaceport? They must have known it would keep the Queen distracted. Well, I'm sure the Queen would appreciate if I got it back to them. Just gotta find out where Crimson Dawn's hiding. The Wellspring. It's a private club in the Thermal District. That was fast. Not for me. Attenzione, ragazzi. C'è un bel lavoro da fare. Take him down, Nix. Ok. Così sono più tranquillo di prendere anche le altre cose. Ok, ragazzi. Questo è un bel casino, perché dovrò fare un'altra missione. This whole city was started by people. That should be the Wellspring. This whole city was started by people running from something. You think they're all free now, ND5? I do not understand the question. They are now under the rule of the Ishiga and the Empire. Yeah. You need piles of credits to really be free. But having the Trailblazer feels close. Ogni tanto mi fermo, ragazzi, perché vedo che i dialoghi si interrompono se cammino. È una cosa fastidiosissima. Però credo che questo sia... sia la sorgente. Ok, c'è per forza un ingresso. Ah ah! Stay quiet, Nix. Spettacolo. Ok. Boom. All right, Nix. Nice and quiet now. Let's get that relic. Ma quello? How much longer do I gotta do this? C'è anche il barista, no? Vai. Nix, attack. Ma dove potrebbe essere questa reliquia? Potrebbe essere ovunque. Anche se... perfetto. That's gotta be it. Feelers up, buddy. This could get tricky. Ma che è? Veramente l'hanno messa? Ma porca miseria, come cacchio faccio? Ruba la reliquia e disattiva la barriera. Sì, certo. Facile, eh? Lì sono in due. Disattiva la barriera. Ci deve essere da qualche parte un interruttore. Che ci fa quello lì? Questa non ci voleva. Si sono fermati. Ah. Aspetta, forse si muove. Allora, facciamo così. Bravo, vai lì a distrarre. Bravo, Nix. Perfetto, Nix. Ok. Due sono andati. Wow! Era difficile, vi dico la verità.
Perfetto. Ok, vediamo un po' di cosa si tratta questo. Abbiamo già sistemato, ragazzi, praticamente. Quindi è per forza così. Ok, manometti, sicurezza primaria. Ok. Fatto. Oh. Ottimo. Ora giustamente si stanno chiedendo che cavolo sta succedendo, eh. Sono più allertati però. Ma non importa. Prenderemo questa reliquia. Provo da sotto, ragazzi, vediamo se riesco. Ma che bello. Ma perché sono venuto qua? Bella. Oh, è tutto tranne che facile sta roba. Come cavolo lo prendo? See something? Ok, posso farlo fuori, ma il robot, cioè il droide fa il perimetro interno. Someone nearby? Non vedo nient'altro qua. Vedete, il droide fa il perimetro interno. Devo trovare qualcosa. Come cacchio faccio a disattivare quel droide? Sicuramente le armi non bastano, eh. A parte quello c'è... c'è altra gente? Non si gira quello lì, ragazzi. Dov'è quel droide? Eccolo lì, vedete? È stato allertato dal... dal cadavere di quell'altro. Dal cadavere, dal... dall'altro stordito. Che mi pare più strano è che non lo posso prendere. Che cosa c'è? Un blocco? Qualcosa? Non lo so. Che strada sta facendo? Caspita, non sta facendo più il perimetro interno, ha cambiato. Mi sta cercando. Però qua? Qua non ci sono stato prima. Ma è il cesso. È il gabinetto. Sì, beh, sono venuto qua per non trovare nulla, non ho capito. Veramente? Ci sta, per carità, però. Ok, io tutta la zona l'ho fatta, manca solo quel cacchio di droide. Ma non ci sono molte soluzioni. A meno che non provo la granata. Dai, proviamo. Non gli ho fatto niente. Ma sul serio? Proviamo a ioni. Fischia. La vedo malissimo. Oh, a ioni gli fa male però. Ah. Wow.
Addio amico. Ecco perché anche con gli altri droidi non riuscivo. Dovevo andare con la blaster a ioni. Ma pensa a te. Fatto. Ora portiamola fuori. All right, let's get this thing out of here. Rifaccio la stessa strada al contrario? No good. Gotta find another way out. Caspita, la porta è chiusa però. Non c'è un'altra via di uscita. Credo. A meno che non devo andare adesso al cesso. Era chiusa prima. Oh! Ma che cazzo? Ma che ne sapevo io di sta roba? Sono nei guai. Buona. Oh, porca miseria. Ma questo non muore, ma che cos'è? Superman. Via. Che brutta situazione. Chi è che spara? Intanto mi ripiglio una granata. Ragazzi, questa era proprio fatta apposta. Vedete che ci sono tutte le zone di riparo. Questa era proprio una situazione che si doveva creare. Ci siamo. Chi manca? Wow, ragazzi, non è stato per niente facile. Buona. È il bagno turco, ma che... Buona, 1000 crediti, wow! Da dove cacchio esco? Fischia, ragazzi, oggi cose più complicate, no? Oh? Ah, ok, sembrava più alto. I've got the relic thing. Should I be concerned about how you retrieved it? No. I'm taking this to the Queen. She won't see just anyone, Kay. Don't get your hopes up. Che vuol dire non tutti possono incontrarla? Non sarà facile. Questa regina deve essere un personaggio importante. Però una volta consegnata questa, in teoria poi possiamo iniziare ad occuparci della nostra nuova compagna di squadra, la scassinatrice. Ok, credo di essere arrivato. Back away.
Okay, listen. I've found your stolen relic, and I'm here to return it to the Queen. The Bandudira. Give it to me. No offense, but I want to give it to her myself. You may pass. Strano. Grazie. 95. Guess who's going to see the Queen? They must want this relic bad. Good work. You should be terrified. What? Why? They may perceive you as the thief. Oh, right. I'll be fine. A lot of security here. Crimson Dawn knew what they were doing. Che caspita. Non usciremo mai da qui, caspita. Erano in 40 lì fuori. Hey, easy. The Bandudira. Who are you? Kay-Vess, your majesty. She was asking about the bomb maker. But I also got this relic back for you from Crimson Dawn. Our expansion has made us vulnerable, Mother. It will make the Hive stronger. We don't need the Outer Rim. Our place is here. We have decided. Okay, so relic's back. You gonna let Ant go now? The bomb maker? She is essential to our expansion. But the Hive also has great use for a thief like you. Work with us. And we will let Ank go free. Mother. We got a deal then. Great. I'll just leave you two to talk this out. Going through the ship inventory and I found something you could use. Come see me. All right. Okay. ND5, what's this? A holo tracker. Used to belong to Jet Cordo, the former owner of the Trailblazer. Oh, I thought Sliro owned the Trailblazer. You're not the first to steal this ship, Kay. Here. There's a holodisk inside. Take a look. Hello. This is Jet Cordo. It's almost time to do this job, but first we need some precautions. That thing you're holding is a holotracker. Trade League members, such as myself, use them to find vaults to store contraband. But I've taken a couple of those vaults off the grid. No one's gonna find them but us. Just don't lose that holotracker in the disks. Because we don't want anyone else to find these vaults and take the score. I have spoken. Huh. Why'd it shut off? Looks like the holodisk is attuned to Tishara. You're going to have to go there to reactivate the device. It should guide you to Jet's vault. All right. Should be easy. Let's see what Jet left behind. Il lascito di Jet Cordo. Wow. All right. What have you got for me? These are module parts compatible with your blaster. Your VM-19 is crude, but highly customizable. It's not crude. It's vintage. Once installed, this conductor will let you release a powerful explosive bolt. You can use the workbench to build the module. Ne abbiamo parlato prima, forse è quello lì per spaccare le pareti, per entrare nella grotta, quindi. Caspita, ne abbiamo parlato prima, eccolo qua. Ah no, non è per quello. E vabbè, ci speravo. Boom. Ok. Però esplode all'impatto. Potrebbe essere utile, ragazzi. Non.
Potrebbe comunque aprirla, esplode all'impatto, raga. E poi abbiamo appena sbloccato la skin dell'arma di Kijimi. Cioè, degli Ashiga praticamente. Oh, it fits. Let's just hope it works. If it doesn't, it'll be due to your inexperience and lack of tactical. Yeah, I get it. I've scouted some locations where you'll find the module useful. All right, thanks for the heads up. I should get back to finding Ankh. Okay. I've received a message from the heir to the Ashiga throne. This is Krisk. If you truly want Ankh, meet me at the Kijimi City Cantina. We have much to speak about. Sounds like Krisk wants to make a deal. Maybe. But it's rare for the Ashiga to defy their queen. We have also received some job offers from the Ashiga clan. One of them comes from Danka, who's left you a message here on the ship. All right. Might be worth checking out. Ragazzi, tantissime cose a cui dare un'occhiata, ma il nostro obiettivo adesso è liberare la nostra carissima scassinatrice. Ma se andiamo nel diario, eccola qui. Parla con Krisk. Kay ha stretto un accordo con la regina Ashiga per liberare Ankh dalla fabbrica di armi, ma Krisk, figlia della regina ed erede al trono del clan Ashiga, ha contattato Kay per proporle un'alternativa. Quindi, nel prossimo episodio, ragazzi, andremo direttamente a parlare con la figlia della regina e vedere cosa ci propone per liberare Ankh, che sembra davvero un personaggio particolare, ragazzi. Non vedo l'ora, ci vediamo nel prossimo episodio e credo proprio che nel prossimo episodio magari partiamo subito con la missione principale. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, almeno andiamo subito a liberare Ankh, ok? Fatemi sapere come al solito se vi vanno bene anche le secondarie o se volete che andiamo subito al dunque. Un abbraccio, un bacione, noi ci vediamo nei prossimi video qui sul mio canale YouTube con Star Wars Outlaws. Alla prossima!